La squadra, secondo me, nella fase finale della stagione ha dato tutto quello che poteva dare, soprattutto da un punto di vista mentale, per arrivare a questa Final Four e soprattutto per giocare il più possibile alla pari contro una squadra contro cui avevamo perso 2 volte, quindi contro cui il pronostico era paradossalmente quasi chiuso, no? E è arrivata a un tiro dall'essere nella finale. Per vincere il titolo europeo. Dopodiché siamo tornati e sull'onda, credo, anche così di una buona partita fatta col CSKA per chiudere al terzo posto l'Eurolega, abbiamo chiuso il playoff e forse abbiamo, non lo so, abbiamo pensato che, diciamo, la stanchezza sia fisica che mentale poteva essere superata anche nella serie finale contro la Virtus. Ci siamo complicati la vita nella prima partita, dove siamo stati molto al di sotto di quello che doveva essere il nostro standard. Loro hanno giocato dopo un inizio. Se ti ricordi, la partita iniziò bene per noi, poi noi l'abbiamo giocata in modo certamente non all'altezza. Loro la giocano bene, la vincono con pieno merito e lì siamo già sotto 0-1. E lì, secondo me, diciamo, è diventata mentalmente e fisicamente. Perché ricordo anche che giocatori come Gigi e Heinz erano sicuramente non nelle migliori condizioni fisiche, nel senso che avevano dato tutto quello che c'era da dare, Delaney lo stesso, ma, e lì l'abbiamo vista in salita, infatti siamo sopravvissuti nei primi tempi e poi nei secondi tempi eravamo spenti. Quindi questo è quello che è successo, loro hanno avuto il grande merito dopo una stagione. Insomma, che non credo di offendere nessuno dicendo travagliata, va bene, di ritrovarsi nel momento più bello del campionato italiano. Noi al contrario abbiamo avuto il demerito dopo una stagione bellissima dove non credo di offendere nessuno, abbiamo dominato in Italia, di essere completamente spenti nel momento in cui bisognava raccogliere e finire una stagione fino a quel punto, insomma, di altissimo livello. Però ecco, non. Sinceramente, come chi diceva, chi era Scalfaro, diceva io non ci sto, non mi ricordo, ecco, cioè, se devo dimenticarmi tutto il resto che la squadra ha fatto, che abbiamo fatto fino a quel momento lì, ripeto, il dispiacere, la rabbia, l'amarezza di quella finale persa, ma cioè, severamente, non può farmi dimenticare tutto quello che la squadra ha fatto prima, perché altrettanto ricordo perfettamente che prima del playoff col Bayern c'era della gente che mi fermava per strada e mi diceva: ah, io cambierei 3 scudetti con una Final Four, che non va bene, sicuramente non è quello che farei io. Però nel desiderio anche di una gran parte dei nostri tifosi c'era questa voglia di tornare alla Final Four dopo tantissimi anni. Quindi, e anche, voglio dire, la Coppa Italia, Supercoppa, insomma, voglio dire, tanti mesi con vittorie anche importanti, perché in Eurolega, sai, non mi voglio neanche dimenticare che noi siamo andati al playoff, cosa che era il nostro obiettivo, come sarà anche quest'anno il nostro obiettivo, vincendo 21 partite. Cioè, di solito ne bastavano 15-16, ne abbiamo dovute vincere 20 per avere la matematica, poi 21, ma battendo squadre, insomma, che non battevamo da molto tempo. Quindi, ripeto, la parte finale non ci è piaciuta, abbiamo fatto i complimenti a loro che hanno vinto con merito, come credo che anche loro, per parlare della Virtus, un attimino, non credo che loro adesso siano dimenticati degli altri 9 mesi e faranno di tutto per non replicare quei 9 mesi. Ecco, speriamo che alla fine ce la facciano quelli che devono solo migliorare 10 giorni e non quelli che devono migliorare 9 mesi. Ecco, questa è una speranza, perché sennò. Credo che la profondità della squadra sia aumentata, credo che la fisicità della squadra sia aumentata, credo che la capacità di passarsi il pallone sia migliorata, ci mancheranno determinate cose, esempio la capacità di un punter, per esempio, di attaccare il cambio difensivo del lungo, dovremo trovare delle soluzioni alternative che probabilmente troveremo, sicuramente i minuti. E la qualità che ci hanno dato in alcuni momenti sia Michael Roll che Vlado dovranno essere recuperati da altri. L'energia di Zach, che Zach ha avuto per esempio fino a febbraio, fino alla Final Four, fino alla
alla Coppa Italia, quando dopo si fece male sfortunatamente negli ultimi minuti. È un'energia che ragazzi come Dino, come Pippo devono riuscire a darci. Però insomma, credo che tutto sommato abbiamo una profondità diversa, ecco, e spero che questo ci aiuti. Poi sinceramente non posso dire. Credo, ma sai, siamo rinforzati noi, si è rinforzata la Virtus, si è rinforzata Venezia, insomma le squadre credo che il campionato, questo è il mio terzo campionato italiano da quando sono tornato, mi sembra che ogni anno è più competitivo, più bello, più incerto, quindi credo che per i tifosi sia una bella cosa. No, Fatto un pensiero. per un motivo molto semplice, che sapevamo perfettamente che avendo tre stranieri davanti a lui, visto che il suo obiettivo è migliorarsi, per puntare a un ritorno nell'NBA, difficilmente avrebbe potuto pensare a una collocazione da noi. Quello che ha avuto, negli ultimi tempi al Fenerbahce, quello che ha avuto al Bamberg, quello che ha avuto in nazionale, cioè è un ragazzo che è maturato ogni anno di più, è un ragazzo che ha in attacco la capacità di giocare da 4 e da 5, ma soprattutto di partecipare alla costruzione del gioco, cioè non è solo uno che sta nell'angolo e aspetta di finire il gioco. Ed è un giocatore che ha la capacità di parlare ai compagni sia con la voce che con l'esempio. Questo è una cosa, diciamo, è un valore molto molto importante. No, è un ruolo importante, sarà sicuramente una cosa di cui parleremo con la squadra. E posso anticipare da buon milanista che non seguirò il pensiero del nostro grande ex allenatore Max Allegri, e quindi che, diciamo, l'anzianità pregressa fa testo nel caso. Credo che fare delle minacce è un autogol, perché forse la strada migliore sarebbe dimostrare che c'è una grande sicurezza anche col 35%, perché questo probabilmente potrebbe portare più rapidamente all'accoglimento delle nostre richieste. Non credo che proporre come si può dire, una serrata sia una cosa, diciamo, prima di tutto fattibile, anche perché abbiamo molte squadre che giocano le coppe, e quindi non credo che sarebbe utile fare la serrata in campionato per poi giocare col 35 le coppe, credo, mi sembrerebbe. Quindi credo che pur credo nella doverosità di un certo tipo di pressione che deve essere fatta dalla Federazione, dalla Lega, da noi club, però credo che in queste situazioni qui, se posso immaginare, credo che a livello di governo c'è qualche preoccupazione in più per la situazione a Kabul che non per quella delle squadre di pallacanestro e di pallavolo, ecco, con tutto il rispetto. Quindi penso che possiamo farci sentire in modi produttivi, ecco. Di tornare a Un po' più fare convincente. le cose semplici che lui deve fare, cioè prendere una posizione profonda, schiacciare un po' di più la palla, anziché gli avevamo provato a chiedere, e questo sicuramente si è rivelato un qualcosa che non lo ha aiutato, di provare a, diciamo, espandere il suo gioco usando un po' di più cose simili a Heinz, oppure usare un po' di più il tiro dai 3-4 metri, nella speranza che questo venisse aggiunto al suo gioco. In realtà questo gli ha creato certamente delle insicurezze, quindi lui deve aiutare noi allenatori dobbiamo aiutare lui. Lui mi sembra che sia arrivato con diciamo, la sua abituale positività, energia, voglia di spaccare il mondo. Speriamo insomma, che ci riesca. È una cosa molto bella per il campionato italiano, è un grande allenatore che ha fatto molto bene dovunque è andato, torna in Italia e penso che è sicuramente un valore importantissimo per la Virtus. Probabilmente il messaggio più importante è che veramente non esiste nessuna partita scontata, nessun risultato è già acquisito prima ancora di giocare la partita, che c'è sempre una possibilità. Questo sicuramente è il messaggio più importante. Certamente che questi ragazzi come Fontecchio, Polonara, Mannion, Paiola, insomma, siano riusciti a fare un passo avanti così importante in una situazione così complessa come poteva essere il preolimpico in casa della Serbia o l'Olimpiade, è una cosa
è una cosa molto bella. Mi sembra che per Meo sia stata una bellissima e meritata soddisfazione, quindi, e per la federazione. Poi, sai, tutte le volte che ci sono stati dei bei risultati della nazionale, ci siamo sempre proposti, no, di utilizzare bene questo risultato, che questo risultato portasse qualche cosa di importante a livello di movimento. Speriamo che sia così. Proteggerci Tecnico. dagli infortuni di Rodriguez e Deleni eventuali e acquisire. Diciamo, Nicolò per noi era un obiettivo molto importante, così come poi anche nel momento in cui si è reso disponibile e c'è stata la possibilità di prendere Pippo, abbiamo preso due giocatori italiani, bravi e italiani, che per vincere il campionato sono una cosa fondamentale. Stessa cosa, stesso discorso per Davide. 17-18 Così come anche non anni. credo che ci sarà un Khimki, il Khimki ha dato punti a tutti, quello aveva fatto alzare ancora di più la soglia. Il Chimichi credo abbia vinto due partite o tre. Sì, Stella Rossa e Quindi Cesena. rimettiamo il pubblico, e eliminiamo una squadra materasso, sicuramente un pochino si abbasserà la soglia. Poi non so se diventeranno 16, 17, questo non ho idea. Penso sia stato difficile per tutti i giocatori, non solo per quelli più sensibili. Penso che diciamo, è stata richiesta ai giocatori un'autodisciplina enorme. Perché anche cercare di stare molto attenti nei contatti, nel non rischiare, nel non trovarsi magari la mattina a fare un test che poi il pomeriggio ti comunicano che sei positivo e di conseguenza tutta la squadra diventa a rischio. È stato per i giocatori, a maggior ragione per quelli che non hanno potuto portare le famiglie o che non hanno famiglie perché sono più giovani, è stata un'annata molto molto complicata, molto molto difficile. Sono stati, devo dire, tutti quanti, non solo i nostri, molto bravi. Beh, intanto la cosa importante è che lui sta recuperando e quando lo avremo pronto speriamo che sia appunto, per esempio il Deleni che abbiamo visto nei playoff di Eurolega è stato sicuramente il più vicino, no, al Deleni vero, quindi speriamo di avere quello, quindi, poi voi non lo sapete ma nel caso mettiamo Pozzecco. L'ultima. Devon Hall per come lo conoscono i tifosi è diciamo, assimilabile a Chavon, no? Come tipo di situazione, non come tipo di giocatore, come tipo di situazione. Ha avuto una buona stagione l'anno scorso al Bamberg finché si è fatto male. Potrebbe essere un giocatore che dimostra di starci a livello di Eurolega fin da subito, no? O crescere durante l'anno. Lo stesso Gerien l'anno scorso ha fatto la sua prima stagione in Europa. L'ha fatta bene. Troy è un giocatore che non è mai venuto fuori dagli Stati Uniti, quindi è un giocatore che ha grande capacità di tiro, ha grande raggio di tiro e quindi potrebbe anche lui essere un giocatore che insomma, ci sorprende facendo un ottimo Eurolega. In Italia Davide Alviti è un giocatore che ha le caratteristiche per essere diciamo, un simil Gigi, quindi molto. Sì, 4-5 sicuramente. Guarda, loro hanno tutti e tre caratteristiche offensive abbastanza chiare e bisogna vedere se tengono l'impatto difensivo e diciamo, la capacità di affrontare il livello di contatto che c'è nell'Eurolega, la fisicità che c'è nell'Eurolega. Quindi sarà quello, credo, il tema, come sempre, come è stato anche per Chavon l'anno scorso.